Mauro Peruzzo, sindaco di Locana, un'occasione particolare, una giornata speciale dedicata agli alpini che sono ospiti qui nel vostro splendido paese, nella Valle Orco. Un commento da parte tua. Ma questa manifestazione chiaramente è partita dalla nostra sezione degli alpini di Locana. Ha coinvolto l'amministrazione entusiasta di poter portare questa iniziativa presso di noi, e quindi ecco il risultato di dove abbiamo comunque una palestra di roccia montata, dove abbiamo il concerto della fanfara questa sera, e in più anche una pista di sci una pista di sci sintetica per i bimbi. Io penso che per estate, ragazzi che sta andando anche alla grande, oggi sia una bella giornata per questi bimbi di passare anche a conoscere il corpo degli alpini, che ritengo che sia importantissimo per noi e soprattutto per, di esempio, alle future generazioni, e quindi per noi è una bellissima manifestazione. Quindi Locana oggi si trasforma in una piccola capitale delle penne nere. Oh, sì, esatto, certo, sì. Poi per noi che abbiamo ancora, io vice sindaco, fatto il militare, sappiamo l'importanza che riveste queste iniziative fatte nel nostro paese, certo. Mauro Guglielmetti, vice sindaco di Locana, anche è alpino, il cappello lo dimostra ampiamente. Anche per te è una giornata importante, credo che sia bello anche appunto unire i giovani che ci sono qua in piazza con quello che è uno dei corpi più importanti e più amati d'Italia. Sì, certo, noi siamo anche, soprattutto siamo onorati di ospitare il primo reggimento artiglieria da montagna. Ci siamo coordinati sin dall'inizio con i tenenti colonnelli, con i preposti, per fare questa manifestazione. Tutto sembra andato fino adesso tutto benissimo, speriamo continui. La palestra di roccia è montata, ieri sera hanno finito di montare gli alpini tardi, ma loro hanno detto che per loro è normale fare queste. La pista di sci di fondo anche la stanno montando, i ragazzi di estate, ragazzi, hanno aderito praticamente tutti, anche le famiglie. Stasera con la fanfara sarà la chiusura di questa manifestazione. Ringraziamo l'esercito, ringraziamo tutti e siamo fieri appunto di ospitare il primo reggimento artiglieria da montagna qui a Locana. Locana si dimostra così un paese vivace, pieno di iniziative, che ha voglia anche di portare sempre più gente nelle nostre valli, dimostrando che siamo un territorio aperto alle persone e alla voglia di avere sempre più turismo. Certo, noi stiamo cercando di migliorare in tutto per diventare un paese sempre più turistico. Abbiamo molte presenze in questo periodo. Certo, dopo 2 anni di Covid e delle restrizioni, per noi è un onore avere tanta gente a Locana, lo dimostra la piscina che è sempre piena, lo dimostrano i vari ragazzi che hanno partecipato agli stage estivi sia di calcio sia di pallacanestro, e quindi siamo veramente fieri di riuscire a dare queste cose alla gente, e quindi la gente in contropartita ci dimostra che sempre più gente viene a Locana.